Ragazzi, oggi sono a invadere un altro tour del signor Franz. Sì. Quindi adesso lo toccherò per voi. Guardate che bella ascensore. Ci stiamo in 11 persone, ci stiamo tutti. Vabbè ragazzi, sono finalmente allo Snake Café. C'è una grande fobia per i serpenti. Guardate che è arrivato questo. Ditemi se non sembra una di quelle sancicce tedesche. Un booster. Possiamo scegliere tre di questi piccoli snake da tenere così sul tavolo per farci compagnia. Allora, devo dire che è bellissimo vedere i serpenti perché non si muovono neanche un po'. Secondo me sono finti. Che palle però essere un serpente in una gabbia così piccola. Ragazzi, è un serpente molto bello, questo. Mi ricorda un surimi. Un surimi? È vero che è il colore del surimi. È vero. Cos'è un surimi? Beh, passiamo un altro serpente perché questo è un po' noi. Si muove. L'hai detto, eh? Guardate, guardate, sembra io quando faccio quel gioco ti rubo il naso. Gli scherzoni che mi faceva mio zio. Guardate come sono belli questi serpenti, devo dire. Ah, finalmente un po' si muove. A voi piacciono i serpenti? Che bello, mi sembra che negli occhi ci abbia dei piccoli pezzi di icura, vero? Il secondo tour che invado del signor Franz. Estremo piacere. Sì. Vi ricordo che questa è la telecamera che mi ha consigliato lui. In molti mi avete chiesto come si chiama, non me lo ricordo, quindi chiedetelo all'interessato. G7X. Ok, perché ogni volta dico G8. È arrivato un altro serpente, visto che sono arrivati due nuovi componenti del tour. Non lo so, però questo è un pochino pacchiano, questo devo dire, la mia, non lo so. Ecco, qui che arrivano i drink, ovviamente prendo l'ice coffee decaffeinato. Bene ragazzi, nessuno vuole andare a toccare i serpenti, ma io sì! Quindi finalmente toccherò un serpente! Oh mio Dio, io ho un certo timore. Guardate che carini questi serpenti ventaglio. Oh mio Dio, ma questi sono enormi, mamma mia. Hanno detto che comunque alcuni di questi sono anche velenosi. No, questi no, questi hanno detto di no comunque. Guardate quant'è felice questa gnocca di bambù di toccarlo. Ragazzi, oggi sono a invadere un altro tour del signor Franz e sto per toccare... Perché mi ridete in faccia? Tutti mi sto ridendo in faccia. Però sto per toccare un serpente per la prima volta. Ho sempre avuto occasione di poterli toccare, però non ho mai toccato realmente. Allora, ci sono le versioni speciali, che sono queste belli grandi, oppure le versioni più piccole come... No. Cioè, costa 7 euro toccare un serpente. Che posticchia. Questo bianco però è veramente bello. Questi sono i serpenti dei barboni, ma noi vogliamo quelli special. Volete questo bianco o questo? Secondo te... Signor Franz, quale cos'è questo? Ma io ho una paura fotonica. Ma c'ha una testa piccola però. Oh, pesa più di 4 kg. Serpentone. Si chiama Panther. Ok, è un uomo. Questa invece? Anche questo è un maschio, si chiama Chioro. No, prendiamo Panza. Quindi adesso lo toccherò per voi. Con questa mano. Sembra proprio come i giocattoli. Sembra una borsa di miele. Fa tenerezza. Si muove. Io ragazzi, io sono a posto. Ragazzi, il prossimo pesa 4,5 kg. Io ho un certo timore. Quello piccolo si muoveva, questo invece era comodo, sembra di avere un pochino per il piatto. Ah, è vero. Potrei dormire. Ciao ragazzi, interruzione speciale del video Day of My Life di oggi per dirvi com'è stato toccare un serpente. Allora, chi mi conosce sa che io ho la fobia dei serpenti. Il massimo che mi sono avvicinato a un serpente in tutta la mia vita fino ad oggi è stato vedermi i film di Harry Potter. Quindi no, io e i serpenti non abbiamo mai avuto una bella relazione. E anche se li ho sempre trovati degli animali comunque belli e spaventosi, devo dire che oggi finalmente ho avuto il coraggio di andare allo Snake Café e non solo vedere un botto di serpenti, ma addirittura toccarli. Allora, Dio, devo dire, è stata un'esperienza nuova, un'esperienza che non pensavo di fare oggi perché non era in programma, proprio mi ci hanno portato a tradimento. E devo dire che però, allora, di primo impatto mi ha fatto un pochino di timore, perché il primo serpente era un po' più piccolino, quello che mi hanno messo anche al collo. Non so se mi avete visto cambiare colore. Mi ha fatto un po' paurina, però devo dire che mi sono abituato abbastanza...
No, il primo non mi sono abituato. Però quando mi hanno portato il secondo sono stato molto più tranquillo, era molto più pacifico e molto bello toccarlo proprio. E era quasi comodo, avrei voluto mettermelo in aereo per stare così adesso che torno in Italia. Quindi non lo so, devo dire, è stata un'esperienza molto 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 positiva. E mi sa che dopo questa esperienza mi è passata la fobia dei serpenti, o comunque si è molto abbassato questo timore che ho per i serpenti. Qualcuno di voi ha questa fobia che mi può capire? Se nessuno di voi ce l'ha, vabbè, sono l'unico sfigato. Ma se ce l'avete scrivetemelo nei commenti. E scrivetemi anche se qualcuno di voi, magari con questa fobia, toccherebbe mai uno di questi serpenti. Scrivetelo nei commenti adesso, mettete il video in pausa e scrivetelo. Bene, grazie per avermi scritto il commento. E adesso torniamo con la proiezione del video, che andiamo a cena a mangiare il Mapo Tofu. Pronti? Oggi porto due ragazzi a mangiare la vera cucina. Vi presento gli Slab. Ristorante tanto domani. Vabbè. Campai. Seguiteli, andate a cercare il loro canale. Parlano di anime e manga. Ecco, questo qua ovviamente è senza alcohol. C'è solo poco poco shuchu. Shuchu, shuchu. Che è questo alcol coreano. Questa è una birra analconica. Esiste comunque la birra analcolica? Sì, sì, l'ho visto. A me piace. Infatti è tutta settimana che bevo birre analcoliche, soprattutto per il mio compleanno. Loro sono venuti in vacanza con il signor Franz, che ha fatto un altro Japo Tour. Ragazzi, abbiamo trovato la sosia in Giappone di Matcha Latte, di Serena Matcha Latte. Se sei tu, Serena, parla in italiano perché non ti abbiamo riconosciuto. Comunque, dite che la somiglianza c'è o non c'è, scrivetecelo nei commenti, ragazzi. Matcha Latte, avete capito quale è delle due? Ecco che è arrivato il cibo. Madonna, ma quanto sono bravo a fare le riprese, è diventato rispetto ai primi video. Io vedo una vita frenetica, sai, noi di Tokyo. A Tokyo rompiamo i cellulari come se non ci fosse un domani. Ciao, poveri. Loro non sanno che in realtà, sapete, Sichuan, io ho parlato spesso di questo tantanmen e babo tofu che c'è dentro questa spezia che si chiama Sancho. E non l'ho mai fatto assaggiare a nessun amico italiano. Voglio vedere la loro reazione. Mi concentrerò sul tuo. Ti piace molto il piccante? Sì. E per fortuna. Sì, è molto ironico. Come, se non ti piace, scusa, cosa stai... Vabbè, vabbè, esperienza. Experience. Com'è, è piccante? Un po' è piccante. Però, cioè, non tanto. No, questo non lo è. Non è abbastanza. Non è proprio piccante. Andiamo ad assaggiare questo. Allora, secondo me il Mapo Tofu è il suo. Se non lo vuoi piccante, ti do questo. È piccante quello? Il giusto. Sì? È piccante il giusto. Se allora, lo sapete assaggiare. Ma perché me l'aspettavo uguale questo? Questo è molto buono. Vero, non è male. Ma infatti è una cucina che comunque il cinese non sa, dovete sapere che il cinese che si mangia comunque in Giappone è completamente diverso da quello che si mangia in Italia. Che è buono anche quello in Italia, ma in Italia è molto italianizzato il cinese. Perché si taglia qua? È tofu, no? Sì. No, quello lo devi mangiare con lo spoon, però. Ah. Devi... Adesso vediamo l'assaggio e poi mi gusto anche la cena prima che si freddi. Com'è? Subito non è piccante. Ma vedrai al terzo quarto. Ma è un piccante diverso, vero che ti pizzica la bocca. Però non è proprio come il peperoncino. Non so come spiegarvi il piccante di questa. Però è buono, a me piace. È piccante in punti diversi. Mi pizzicherà molto la lingua comunque se mangiate questa. Dai, lo assaggio anche io. A me il tofu. Ma secondo me non ce l'hanno fatto piccante apposta, perché è molto meno piccante del solito quando vengo io a mangiarlo. Quando ho un po' di riso. Com'è? Prendi. Piccante? Non è il tofu, è buonissimo. Non è il tofu che pensavo di mangiare. Sincero. Ma infatti a me piace solo così il tofu. Vabbè, vedete. Non è come quello che preparano giù in Italia, no? Non so come. Vabbè, io finisco di gustarmi questa cena. Bye bye. Ciao. Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram.